Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustavox, come al solito pesantissima, quindi direi che questa volta la lascio direttamente appoggiata qui vicino a me sul divano. Se non sapete cos'è la Degustavox, andate a vedere giù nell'info box perché trovate tutte le informazioni e il codice sconto. Ma non perdiamoci in lunghe premesse e partiamo subito con i prodotti. Vedo una cosa che mi piace tantissimo e che avevo già provato perché l'avevo comprata da Basco, quindi questa volta la Degustavox non c'entra, ma io conoscevo questo prodotto già prima e sto parlando della piadatina. Praticamente sono delle piadine croccanti, un misto tra una piadina e un cracker e sono molto saporite, molto buone. Queste sono classiche. Io invece avevo assaggiato quelle con il rosmarino, ma sono davvero delle cose buonissime che secondo me vanno benissimo, sia come spezzafame, ma anche come sostituto del pane. Infatti io a tavola ne mettevo due o tre così, tanto per sostituire il pane e mi sono piaciute moltissimo, quindi sono molto felice di averle trovate. Poi ci sono due prodotti vegetali da cucina, praticamente queste sono quelle che vanno a sostituire la panna da cucina o la besciamella, non so, sono preparazioni vegetali. Vedo che ci sono due confezioni diverse, una arancione e una blu, quindi cerchiamo di capire qual è la differenza. Questa è a base vegetale, non ha olio di palma, non ha glutine ed è adatta per cucinare. Invece vediamo questa qui. È light, ecco la differenza. Quindi questa è normale e questa è light ed è sempre senza olio di palma, a base vegetale, senza glutine. Sono delle cose che non ho mai utilizzato, ma che proverò volentieri, magari con una pasta al forno, vedrò un po' come mi trovo. Poi c'è un prodotto un po' particolare che mi fa pensare tantissimo al Natale, infatti in questa Degustavox di dicembre non potevamo non pensare al Natale. Ed è questa miscela di frutta aromatizzata al mandarino. Serve per fare degli infusi. Voi praticamente dovete metterla in infusione in acqua calda, lasciarla qualche minuto e poi bervi l'infuso. E c'è questo aroma di mandarino. Qui vedo che c'è anche della mela, dei canditi. Quindi sicuramente una cosa che va bene per le feste. Il prossimo prodotto io non lo utilizzerò mai, quindi lo regalerò perché si tratta di una bevanda alcolica. È proprio una classica bevanda alcolica messa così nella bustina. Io sono astemia, ma quando dico che sono astemia, intendo davvero astemia. Io non bevo nemmeno lo spumante a Capodanno, non bevo nulla che sia alcolico. Quindi una cosa del genere a me assolutamente non serve e lo regalerò a qualcuno, oppure magari lo porterò a Natale o il giorno di Santo Stefano, lo mettiamo in tavola e chi lo vuole bere lo beve. Una cosa particolare però perché non lo avevo mai visto così dentro la bustina morbida. Di solito vedo queste cose all'interno delle bottiglie o delle lattine. Questa è una confezione che comunque mi giunge nuova. Poi, sempre pensando al Natale, parliamo un po' di cose dolci perché c'è questa tavoletta di cioccolato fondente 72% di cacao. Si tratta di cioccolato fondente extra senza glutine. La marca è Wintors Nero Sublime, sicuramente una buonissima cioccolata. Questa la tengo per me. E poi c'è questa confezione di biscotti che avevamo già trovato qualche mese fa, che sono veramente buonissimi. Sono della Loacker, che è sempre una marca che è una garanzia. Questi in particolare hanno cioccolato al latte, quindi sopra c'è il biscotto e poi il cioccolato al latte sopra, cioè sotto, scusate. È veramente buonissimo questo prodotto. Poi ci sono due prodotti utilissimi perché sto parlando di due pacchi di pasta della marca Pezzulloro di Napoli, in particolare le penne rigate e gli spaghettoni. Questi sono prodotti che comunque utilizziamo sempre, quindi fanno sempre piacere. Anche se io in realtà non sono assolutamente un amante della pasta, lo sapete se mi seguite da anni, però ogni tanto comunque la utilizzo anch'io, quindi mi fa piacere trovare questi prodotti. Poi c'è un prodotto che conosce molto bene mio papà perché ne fa un uso molto più frequente rispetto all'uso che ne faccio io, ossia il bicarbonato di sodio. Questo è un prodotto che comunque mi fa piacere avere in casa perché non ne avevo. Io, come vi dicevo, non lo utilizzo praticamente mai, però averne comunque una confezione in casa, perché no, è comunque utile. Poi ha un sacco di utilizzi diversi, sia per la cucina che per le pulizie, per la bellezza, quindi davvero si può usare in tantissimi modi. E a proposito dei vari modi in cui lo potete usare, c'è il libretto.
libretto, cioè proprio il libretto bicarbonato di sodio, scopri tutta la sua purezza. Questa è una cosa utile perché appunto si può vedere tutte le varie modalità di utilizzo del bicarbonato. Poi un altro prodotto che per quanto mi riguarda non è assolutamente utile, ossia la birra. Questa è 8.686, non so neanche come si pronuncia, comunque la regalerò sicuramente a qualcuno che la apprezza più di me. Poi abbiamo due prodotti golosi, però abbastanza leggeri perché sono solo 90 calorie, due barrette ai cereali con cioccolato e nocciole della marca Cereal, credo si pronunci così. Questi sono senza glutine, tra l'altro, e sono quegli snack magari da portarsi nella borsetta o in ufficio, insomma, quelle cose da mangiare velocemente. Poi c'è un prodotto che io non utilizzo, ma conosco persone che lo utilizzano, quindi lo potrò regalare e questo, ripeto sempre, è il bello della Degustavox. Si può condividere con amici e parenti. Comunque, mi riferisco alla panna spray, è un'ottima marca questa. A me personalmente la panna non piace, quindi questo è un prodotto che non utilizzo, però devo dire che quella al cioccolato non l'avevo mai vista. È proprio una cosa nuova. Non so se è un'edizione limitata o se sia magari un prodotto che è appena uscito. Fatemi sapere nei commenti se voi l'avevate già visto. Credo che per chi apprezza la panna sia super goloso, quindi anche questa volta comunque ci sono dei prodotti di marca e dei prodotti buoni. Finiamo questa golosa Degustavox con un pacchetto di caramelle, o meglio, queste sono della marca Chupa Chups e abbiamo i classici Le Calecca, le caramelle, quelle gommose, insomma ci sono un po' di tutti i generi, tanto per riempire la calza della Befana perché siamo nel periodo di festa e quindi tra cioccolato, dolci e cose varie, pensiamo anche alla calza della Befana perché io le caramelle le associo di più all'Epifania e non tanto al Natale. Comunque, questo era l'ultimo prodotto. Fatemi sapere nei commenti che cosa vi attira di più e soprattutto se conoscevate già questi prodotti un po' nuovi, quelli un po' particolari, tipo la panna col cioccolato, quell'alcolico nella bustina che io non avevo mai visto confezionato così. Comunque, sono sempre prodotti di grande qualità, quelli della Degustavox. Concludo questo video, vi mando un bacio enorme come al solito e vi aspetto al prossimo video.